Operazione Trasparenza Urbanistica al servizio di professionisti e cittadini e qualità del costruito sono i capisaldi dei due progetti illustrati dal sindaco e dall'assessore all'urbanistica del comune di Arezzo. Diciamo che è stato un percorso molto lungo che è cominciato nel 99 con la catalogazione di tutte le unità immobiliari del centro storico di Arezzo e che per lungo tempo ha richiesto un tempo molto lungo per la sua digitalizzazione. Oggi è diventato uno strumento di utilizzo e di lavoro quotidiano per i tecnici, quindi è una alla fine è un'operazione che è rivolta sostanzialmente ai tecnici più che ai cittadini, in modo tale che sia possibile avere tutte le informazioni sul fabbricato sul quale si pensa di poter fare una modifica, un aggiornamento, un cambiamento anche importante che si basa su dati storici certificati. Tutto questo compare nel sito del Comune di Arezzo e quindi è un qualche cosa di utilizzo per tutti, ma ripeto, è uno strumento di lavoro. Il cosiddetto libretto dell'edificio è un programma di gestione dati che è un autentico capitale riferito alle unità edilizie del centro storico. La città murata conta 6.800 unità funzionali, di cui 4.874 residenziali, 820 commerciali, 600 uffici, 700 pubblici esercizi, 60 turistico-ricettive. Il libretto dell'edificio contiene la locazione cartografica del manufatto attraverso la ricerca toponomastica e catastale, quindi una sintesi dell'analisi della tipologia edilizia e della destinazione d'uso generale. Va molto varia, cioè molto variabile, ovviamente ci sono edifici che sono stati recentemente ristrutturati, in passato altri sono più fatiscenti, un po' come dire, condizioni simili un po' a tutti i nostri centri storici. C'è molto da fare ovviamente, c'è molto da fare sia ovviamente in termini di messa in sicurezza nei confronti della sismica, degli aspetti ovviamente energetici, e questo è un altro aspetto in cui noi stiamo lavorando. L'ufficio urbanistico, quindi colgo l'occasione per dire che nel prossimo consiglio comunale verrà portato all'approvazione dell'assemblea il regolamento per quanto riguarda l'edilizia sostenibile, in cui si prevedano ulteriori incentivi per quegli interventi che vanno proprio in questa direzione, cioè di ridurre ovviamente la vulnerabilità degli edifici anche storici.